molto agevolare in questo, quindi io, speriamo diciamo, di avervi con Invitalia abbiamo un rapporto fortissimo delegati. Con Simest ancora no, ecco. Luigi Dauria, Luigi, amministratore delegato di Transitalia, se dovessi usare in sintesi una parola di questo intervento del Presidente direi efficienza. Voi siete leader mondiali nel settore dell'intermodalità, sicuramente per favorire la logistica l'efficienza è fondamentale per voi, immagino. È questo quello che chiedete in primis quando si parla di porti, interporti? Certo, consideriamo che l'Italia è una piattaforma logistica naturale sul Mediterraneo ed è una rotta importante per i flussi e per il nord Europa. Racchiudo giusto in due numeri. Ci sono delle criticità, credo anche dimensionali. Pensiamo che in Italia ci sono circa 58 porti rispetto a nord Europa, quindi a nord range, dove in contro porti riusciamo a intercettare il 70% dei flussi che quei paesi sviluppano. Le criticità sono storiche e credo che PNRR avrà un ruolo strategico per poter cercare di colmare questi gap. Abbiamo porti oggi in Italia che sono concentrati e urbanizzati fin troppo, quindi abbiamo una carenza di possibilità di ampliamento degli spazi, non abbiamo aree di retroportualità, abbiamo un modello di digitalizzazione che non è performante rispetto a quello che il mercato europeo ci chiede. Pensiamo che oggi per sdoganare dei prodotti l'Italia paga un gap di 5 giorni di ritardo di consegna rispetto a Nord Europa. Questo insieme di criticità in ogni modo ci porta a una inefficienza, ma soprattutto a una non competitività del nostro sistema paese. E quindi anche i nostri prodotti sono meno competitivi rispetto a altri mercati. Abbiamo un gap ancora più importante del non collegamento dell'intermodalità ferroviaria ai porti. Oggi noi non riusciamo a strutturare, a programmare degli investimenti di multimodalità, quindi strada, mare, ferro. Questo produce ancora delle inefficienze, ma soprattutto anche rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Fit for 55 entro il 2030, noi già oggi con l'intermodalità del mare, grazie al gigantismo navale di eccellenze nel mondo armatoriale, riusciamo ad abbattere le riduzioni CO2 del 55%. Nel momento in cui avessimo anche i collegamenti di primo miglio attraverso la ferrovia, riusciremo da subito a ridurre di circa il meno 80%, quasi vicino agli obiettivi del 2050 a zero emissioni. Quindi ci sono delle criticità, abbiamo delle eccellenze importanti, tanti imprenditori propositivi, ambiziosi. Ci auguriamo che in Italia, vista questa forte polverizzazione di piccoli hub portuali, ad eccezione di qualche eccellenza come può essere Trieste, può essere Livorno, dove sono partiti già con delle connessioni intermodali ferroviarie, ci auguriamo che ci fosse una centralità, una regia centrale dove potesse mirare con competenza e soprattutto interesse questi investimenti dove abbiamo bisogno. Grazie. Alessandro Fusellato.